Buon Natale! Natale già passato! È troppo tardi per gli auguri di Natale? Allora, buon anno! Siamo già a gennaio inoltrato! Vabbè, dai, è il nuovo anno, bene o male. Come avete passato il Natale e il Capodanno? Io abbastanza bene, devo dire. Anche perché l'ultimo giorno del 2021 sono arrivati un po' di pacchetti di AliExpress. È stata una sorpresa? Devo dire di sì. Dato che io ero appena partito per la Liguria e forse un'ora dopo è arrivato il postino con tutta la mia roba. Ma non perdiamoci in chiacchiere e... Hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of AliExpress. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come per gli scorsi episodi, vi mostrerò gli ultimi acquisti arrivati direttamente da AliExpress, come ad esempio i 1500 adesivi che sono arrivati la volta scorsa, tra cui quello che si è appena suicidato è Evangelion, e devo dire che è stata molto accurata la cosa. Non si è suicidato Fallout o Persona 5, Evangelion. O come le cartucce Acrom di Pokémon, di cui avrete le balle piene di sentirmi parlare ormai. Tra l'altro è probabile che ne ordinerò altre. Ma direi di partire con gli ordini nuovi, tra cui inizierei con questa bella maglietta. Che cosa c'è sopra? Beh, vediamolo. Questa è la maglietta di Send Nudes. È bellissima. E ho scelto questo tipo di colore perché è un colore che nel mio armadio non esiste. E direi di provarla subito. Ah, che bella che è. Da portare quando vai a mangiare fuori al ristorante proprio. A parte che il disegno è bellissimo. Il disegno è proprio bello. E tra l'altro ora mi rendo conto perché non ho mai comprato magliette di questo colore, perché sono troppo luminose. A me piacciono i colori un filo più spenti. Però dai, per robe del genere posso fare un'eccezione. Sempre stando in ambito di abbigliamento, mi è arrivato anche questo braccialetto. E devo dire, l'ho visto e mi sono innamorato. Mi sono innamorato più che altro delle pietruzze. Ma all'atto pratico è un filo stretto, è veramente un filo stretto, ho paura di tirarlo via che esploda e vadano via da tutte le parti le palline. Però è bello, finta pietra lavica ovviamente, finte pietre preziose, ma mi piacevano un sacco i colori, mi piacevano un sacco, detto, perché no? Sono molto elegante effettivamente con tutta sta roba addosso. E continuando a parlare ancora di abbigliamento, avevo acquistato per curiosità tre di questi anelli. Sono quegli anelli probabilmente scam che c'è scritto indossali e ti aiutano a dimagrire. Un po' incuriosito dalla cosa, un po' anche perché mi piaceva il loro design, ho detto ok, costano poco, ne prendo tre. Ma sapendo che le misure cinesi sono sempre molto differenti, un po' come questa maglietta, perché l'ho presa XL ma la sento molto larga per essere un XL, ho preso la misura 9, 10 e 11. Ho detto almeno uno dei tre andrà bene, non ce n'è uno che mi vada su un dito, cioè non ce n'è uno che mi vada giusto. C'è anche questo che va proprio a filo sull'anulare, proprio scivola, che è una meraviglia. Quindi non sapremo mai se le loro proprietà magiche funzionano veramente. E parlando sempre di anelli, un po' di tempo fa avevo ordinato anche questo qui di Kingdom Hearts. Tra parentesi, ne avevo ordinati due. Uno nero con disegni argento e un argento con i disegni neri. Quello argento non è mai arrivato. Ma in ogni caso anche questo, proprio reduce di sapere che questo era grosso, le avevo presi questi più piccoli, questo era un 13. Ho detto, le misure cinesi saranno più strette. No, le misure cinesi sono enormi, sono dannatamente enormi. Però questo è carino, lo tengo là insieme alle altre cose di Kingdom Hearts almeno. Questi sfortunatamente non ho a chi darli. Sempre stando nell'ambito moda e abbigliamento, ho comprato un po' di spille. I primi due che avevo preso erano questi, quelli con un gattino con un coltello in mano e Antitol Goose con il coltello in mano. Li ho visti, mi sono innamorato, ho detto devo averli. Poi ho pensato, ho comprato un'altra cosa su AliExpress, che tra l'altro ora vi mostro. Perché non mettergli un po' di spille sopra? Quindi, oltre a queste due, ho comprato una con il logo di Photoshop. Vi chiederete perché
diciamo che fa parte del mio ambito lavorativo e è il programma che più uso. Ah, che bellina. Una con i tasti WASD, anche questa molto semplice e pulita. Questa non ha un vero significato, ma l'ho vista e mi è piaciuta un sacco. Questa con le magie nere. Come ho detto, questo non aveva un vero e proprio significato nel comprarlo, ma era proprio bello, ho detto... Ok, lo prendo. Tant'è che il venditore mi ha mandato una lista di altre spille simili e sono bellissime, probabilmente la prossima volta le comprerò. Ed infine, una con il Game Boy SP. Ho preso il Game Boy SP perché quello Advance era fatto più cartunesco e non mi piaceva tantissimo, mentre questo qui SP era fatto identico all'originale. Quindi queste spille finiranno sul prossimo acquisto, che fra poco vi mostro. Ma prima di ciò, ecco due portachiavi. Uno di Persona 5 e uno di Berserk. E per chi se lo sta chiedendo, Berserk lo sto continuando. So che è sfocato, ma quello è il numero 19 per ora. Tra l'altro, piccola curiosità sui portachiavi è che attualmente questi portachiavi io non li sto usando. Non so perché ho iniziato questa cosa, questa magia, ma ho iniziato a collezionare anche portachiavi. Tra cui appunto ho visto questi due e ho detto devo aggiungerli alla mia collezione. Ad esempio nella mia collezione c'è sia Cyberpunk che Overwatch. Ho anche questi quattro portachiavi Funko Pop, Doctor Who, Kingdom Hearts, Overwatch e Fallout. Ed infine eccoci alla parte finale di questo video, quella che più ho anticipato in pratica. Su AliExpress, oltre a questa oggettistica, abbiamo, in questi ultimi anni, anche comprato vari cosplay. Che per quanto strano possa sembrare, quello di Papyrus non l'ho comprato su AliExpress. Ma ad esempio per la mia ragazza ho preso questo qua. Qualcuno già dai colori e dalla forma potrà averlo già riconosciuto. Ma per i meno avvezzi a questo mondo, questo è il cosplay di Kagome di Inuyasha. Ecco fatto, lo rimettiamo via in modo preciso, che se si rovina il cosplay poi lei mi uccide. E qualche lucca fa aveva anche acquistato il cosplay di Mera di Aquaman. Ed infine, ecco il mio nuovo cosplay. Volete sapere di cos'è? Eccolo qui il mio nuovo cosplay. Il vestito accademico di Persona 5, fatta molto più semplice. Potrei fare praticamente sia Nishima con il vestito solo bianco, potrei fare Ryuji con la maglietta aperta, potrei fare Joker di Persona 5. Il punto è, devo decidere se prendere la parrucca o farmi crescere i capelli e poi colorarli. E siccome non ho un gatto nero, né ho un pupazzo con un gatto nero, la cosa che più si avvicinava era un Umbreon. Bello lui, lo chiamerò Morgana. Questi due tra l'altro sono due ordini diversi. Prendere tutto assieme praticamente costava di più. Con il cosplay abbiamo la giacca, la maglietta col collo alto e Dio mio che odio, e i pantaloni. Con la borsa abbiamo appunto la suddetta borsa e all'interno della borsa invece troviamo due sorprese. La prima è il portatessere, quelle per la metropolitana, con la maschera di Joker. La seconda è un altro portachiavi. Ho scelto proprio questa borsa perché aveva anche il portachiavi incluso, così ne ho due. E tra l'altro le spille che vi dicevo, stavo pensando di metterle qua sul nastro della borsa. Il punto è che ho paura di rovinarlo, che magari si strappino, si allarghi troppo il buco, che queste si perdano. Quindi un attimo, adesso ci pensiamo. Quindi signori, da me e Morgana è tutto, io vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti e alla prossima fiera, siamo già pronti, ciao!